goccio del tuo amore nel caffè. Che poi per quanto dolce sei, purtroppo amaro è. E mi ritrovo un po' più sola ormai. Alessandro, si è fatto tardi, non posso più aspettare tua madre. Lei ha il mio numero di telefono, dille di chiamarmi, io devo andare. Va bene, Claudia, mi dispiace molto. Se vuoi, il nostro autista può accompagnarti. No, non ne ho bisogno. Ho affittato una macchina e adoro guidare per strade che non vedevo più da tanto tempo. Ti ringrazio molto. Sei stupenda, Claudia. A proposito, dobbiamo stare un po' insieme e parlare di economia. Che cosa? No, signore, dobbiamo parlare di te, non di economia. Bene, signora Clemente, è stato un piacere. Addio, signora Kebill. A presto. Antonio. Sì, mamma. Non andartene. Vieni, siediti, devo raccontarti una cosa. È che ho fretta, ho un impegno importante, devo uscire. Non c'è nulla di più importante di quello che devo dirti, Antonio. Per favore, devi ascoltarmi. Mi sto sentendo male. D'accordo, mamma. Adesso però calmati. Siediti qui un momento e dimmi che cosa è successo. Antonio, io so tutto. So tutto. Oh, Antonio. Ma che ti succede? Cos'è che sai? Antonio, ho trovato quella vipera. Ma quale vipera? Che dici? Di chi stai parlando? Quella donnetta schifosa che sta mangiando tutti i soldi di tuo padre. Senti, mamma, ti avevo già detto che non volevo più saperne di questa storia. Fammi il favore, tu ok? Tu non ti rendi conto? Tu non vuoi capire, Antonio. Lui ha portato quella vipera dentro la mia casa. Ti rendi conto? Ah, ma ti giuro che faccio una scenata. Sì, io vado e le faccio una scenata. Quella svergognata, quella disonesta... Ha avuto il coraggio di entrare prepotentemente nella mia casa. Capisci cosa significa questo? Lo capisci, Antonio? Tuo padre ha fatto entrare in casa mia quella donna con tutta la sua famiglia. Ma te ne rendi conto? Questo è proprio il massimo. Mamma, basta, basta! Come sarebbe a dire? Io sono stufo di questa storia, mamma. Non ce la faccio più. È sempre la stessa storia. Anche l'altra volta... Quando sono venuto con quella mia amica, che tu sai che io stimo molto, hai fatto la stessa cosa. E sapevi quanto ci tenevo. Noi ci siamo seduti a tavola a mangiare e hai iniziato a raccontarle tutto. Mamma, ma non si può vivere diversamente in questa casa. No, mamma. Io non lo sopporto più. Però mi dispiace per te. Perché io ti voglio bene. Mamma, io lo sapevo. Papà me l'aveva già detto. Mi aveva detto sì. Sì, Antonio. Io voglio bene a Lucia. Ne ha tutto il diritto, mamma. È normale, è vita. Lui ha bisogno di affetto. Perché papà non è affatto un uomo di legno. Mi dispiace dirti che la signora Lucia non sa niente di tutto questo. Mamma, lei è estranea, non sa niente. In questo momento l'unica cosa che prova per lui è tanta riconoscenza. E ha dell'affetto. E mi fa pena pensare che sia proprio tu, mia madre, la persona che più amo, che gli voglia togliere questa illusione. Tu gli toglierai l'unica speranza della sua vita. Mamma, io me ne vado. Me ne vado! Antonio! Antonio! Sei uguale a tuo padre, uguale a lui. Io vado, tesoro. Già te ne vai? Sì, perché tu non esci. Ma come, sei ancora in vestaglia? Oh, no, non esco, mamma. Amore mio, ma com'è possibile? Devi uscire, devi vedere gente giovane, gente della tua età.
Mamma, non ho bisogno di conoscere nessuno. Io sto bene, devi credermi. Inoltre ho molte cose da fare stasera. Voglio finire un progetto, devo scrivere delle lettere. Senti Elsa, perché non ci iscriviamo in un club? Lì ci sono sempre tanti giovani. Ma mamma, io conosco tanti giovani, sai. Dove credi che abbia studiato? In una casa di riposo? No tesoro, non intendevo dire questo, piccola mia. Comunque fa come vuoi. Io adesso torni vado. Molto tardi? No, tornerò presto. Ti posso telefonare al lavoro? No, lo sai che non mi piace che mi telefoni a quel numero. Ma non farò tardi, te la spiego. Beh, va bene. Ciao, tesoro mio. A dopo, mamma. A presto. La stavo aspettando, signor Clemente. Scusami, non sapevo che fossi qui. Questi sono i documenti. Quali documenti? Il signor Mendoza mi ha detto Ah, che... già, sì. Bene. Allora, a che ora domani? Hai da fare oggi? Sì. Subito? Sì, ho preso un impegno. E... Suo figlio sta bene? No. Che cos'è? Il primo giorno che ho parlato con lui, gli ho promesso di dirgli sempre la verità. Non gli avrei mai nascosto niente. E quindi gli ho raccontato quello che è successo a sua madre. E perché l'ha fatto, signor Clemente? Perché credo di non avere nessun diritto di nasconderglielo. Ma secondo lei è un bene che il bambino disprezzi sua madre? Non so, voglio dire, non le sembra ancora troppo piccolo per capire? Mi scusi, ma la sua età non è proprio in grado, non trova? È peggio la menzogna. La menzogna è davvero una mancanza di rispetto. Per me non è stato facile, ma doveva essere così. Signor Clemente, non c'è qualche possibilità che lei si stia sbagliando? Perché giorni fa ho parlato con Nora, ho sentito anche quello che dicevano in ufficio e a tutti risulta che la madre del bambino, vale a dire Gabriella Suarez, non ha mai smesso di dichiararsi innocente. Non era necessario che parlassi con Nora. Cerchi di capirmi, signor Clemente, tutto quello che le è accaduto mi interessa solo perché io voglio esserle utile. Ho parlato con lei. Ho parlato con Gabriella Suarez. In questo momento la signora Lucia ha un assegno. Un assegno per Gabriella Suarez. E questo assegno è la realtà. È quello che voleva, denaro. Il resto non conta più. Gabriella Suarez è così. Questa è la sua unica realtà. Se qualche volta ho avuto un dubbio, lei me l'ha tolto. Beh, in fondo non vale la pena di continuare a parlarne, non ha alcun senso, è così, è finita e basta. Parlami del tuo impegno. Con chi è? Mi hanno invitata a cena. E io ho accettato. E se ti chiedessi di non andarci? Ho delle buone notizie. Dimmi cosa è successo. È tutto perfetto. Sono andata dal medico e mi ha fatto l'ecografia. Va tutto bene. Il bambino sta bene. È tutto a posto. Irene. Renato, la prossima volta devi venire con me. È fantastico, è davvero... Ora devi rispondermi. Cos'è successo fra te e Marco? Voglio sapere tutto. Cos'è successo fra te e Marco? Come ho già detto a sua moglie, a me interessa solo il mio lavoro. Io desidero rimanere al mio posto. Il resto non ha importanza. So di aver commesso un'imprudenza, ma è stato tutto chiarito, no? Lei mi ha detto di venire a lavorare e questo è quello che ho fatto. So di essermi comportata come una sciocca. Rossella.
Signor Clemente, per favore, il mio lavoro è finito un'ora fa. E lì ci sono quei documenti che il signor Mendoza mi ha detto di portarle. Questo è tutto. No, non è tutto. Questo è tutto, signor Clemente. Ci vediamo domani mattina alle 8:30 qui. Va bene? Arrivederci. Che cosa c'è, mamma? Che cosa posso dirti? Che vuoi che ti dica? Quello che vuole. Beh, che sono felice che resti tutto in famiglia. Questo è quello che posso dire. Benavides. Ascolta, l'unica cosa che ho nella vita è mio figlio. È l'unica cosa buona che ho fatto. Non dica così, Benavides. Ma è la verità, credimi, è la verità, piccola mia. E poi sono contento che stia insieme a me. Sì, sì, davvero. Io sono molto felice. Poi noi ci conosciamo da molti anni, non è vero? Allora mi concede la mano di suo figlio. E non solo la mano. Non solo la mano. Mi auguro che ci sia anche qualcos'altro. La vita, Benavides. Per me è la vita. Non mi era mai successa prima una cosa simile. Che bello, che bello. Quasi, quasi ti sto invidiando, piccola mia. Perché, come sai, io non ho ancora trovato il coraggio di chiedere la sua mano. La mano della vicina. Perché non si fa avanti? Coraggio. Perché mi blocco. Ogni volta che sto per dirle qualcosa mi blocco. Cerchi di non bloccarsi, Benavides. Hai ragione. Senti, perché non mi aiuti tu? Come si potrebbe fare? Ecco, perché non tasti il terreno? Ossia, le chiedi che cosa accadrebbe se io le dicessi, se io le dicessi... Io? Sì. Ma che dice? Non posso farlo. Lo vedi? Ecco. Addio. Va bene. D'accordo, ci proverò. Sì? Andrò a trovarla questa sera, Benavides. Ah, sì? Brava. Brava, mia cara. Brava. Ma sì. Cos'è? Chi te l'ha dato? Oh, non è mio. Non ho mai visto una somma simile in vita mia, solo sui giornali. Questo è quanto Marco Clemente considera che valga tua sorella. E perché ce l'hai tu? Perché vuole che io l'aiuti. Devo cambiarglielo. Gabriella vuole tutto questo denaro per sbatterlo in faccia a Marco Clemente. Mamma, io voglio andarmene. Il più lontano possibile da qui voglio andarmene. Tu devi venire con me, non ne posso più di questa storia. Ma Giulia! Hai da fare, Alessandro? Sì, fra poco devo uscire. Un'amica? Sì, un'amica, Eleonora. E adesso? Che ti prende, Alessandro? Perché sei di malumore? Non è vero. Non è vero, io non ho niente. Fra te e me non è successo niente. Alessandro... No, adesso voglio uscire, Eleonora. Voglio uscire perché non ti sopporto più. Perché ti stai servendo di me e io non voglio diventare il tuo manichino, signora Clemente. Come dici sempre tu, con tanto di orgoglio. E per cosa? Per sbatterlo in faccia all'altra signora Clemente, no, hai capito male. Non è possibile. Fra me e te non è successo niente. Mi chiami solo quando ti senti male, non è vero? E quello che dico per te non ha nessuna importanza. Allora è finita. Questa storia oggi è definitivamente chiusa, Eleonora.
perché a me sembra che l'unica cosa che ti importi sia vivere questa vita fatta solo di bassezze. Ebbene, vivila. Certo, vivila pure. Io non sono il tuo burattino. E non puoi nemmeno darmi la carica per farmi muovere a tuo piacimento. Io non ho intenzione di baciarti a mezzogiorno, perché tu poi nel pomeriggio continui ad essere la signora Clemente. Ma se tu vuoi questo, resta con la tua signora Clemente, te la regalo. Ma io ti ho avuta, Eleonora. Tu sei stata mia. Io non sono qualcosa che hai inventato tu, ricordalo. Alessandro, per favore. Vorrei che tu adesso andassi a riposare. Oh, Eleonora, come stai? Va, mia? Che piacere vedervi. Beh, ero venuta per parlare con te. Digli di andare a riposare. Stai poco bene, papà? No, è tua madre che esagera. No, non esagero. È che lui non smette mai di lavorare. Lavorare non fa male. Sono altre le cose che fanno male. Alessandro, per favore, digli di andare a letto. Fa come dice. Alessandro, devo parlare con te. Vieni con me, per favore. Eleonora, non è che te ne vai via subito? No, ero venuta per vedere Marina, ma prima di andarmene passo a salutarti. A dopo, Emilio. D'accordo, aspettami. È molto importante. Devo dirti una cosa molto importante che ti riguarda. Il processo è cominciato e la lotta sarà dura. Ma sono disposto a tutto, a tutto. Perché da questo dipende la mia vita, il mio futuro. Andrea, non ti negherò che anch'io sono un po' preoccupato. Lo sai che è in gioco il mio lavoro. Io vivo solo di questo. Ho solo il mio impiego nell'impresa Clemente. Senti, Johnny. Aspetta, vado ad aprire. Come va, Andrea? Ciao, Davide. Come stai? Buonasera. Scusa il ritardo, non me l'aspettavo. Ma purtroppo ho avuto dei problemi. Fortunatamente ho risolto tutto. Come stai, Johnny? Benissimo, e tu? Bene, bene. Grazie di essere venuto, Davide. Vuoi bere qualcosa? Sì, grazie, dammi un whisky. Come lo preferisci? Un ghiaccio? No, dammelo liscio. Vengo subito. Tutto bene? Sì, tutto bene. Abbastanza bene. Sai, Davide, stavo parlando con Johnny. Gli stavo raccontando com'è andato l'inizio del processo. Grazie, Andrea. Ebbene, ormai non c'è davvero più nessuno che possa fermarci. Niente e nessuno potrà mai fare qualcosa contro di noi. Vedrete, le prove parleranno da sole. Cada chi deve cadere. Davide, io ho deciso di presentarmi come testimone. La tua deposizione è di grande importanza. Saliremo sul banco dei testimoni e finalmente smaschereremo Marco Clemente. Io non vorrei perdere il mio lavoro. Johnny, tu sarai citato in tribunale a deporre, ma non deporrai né a favore né contro qualcuno. Risponderai soltanto a una domanda. A te non riguarda che tipo di domanda sia, cosa significa o cosa non significa. Voglio che tu risponda solamente a una domanda, Johnny. Dimmi. Nell'aereo privato di Marco Clemente c'era o non c'era una telecamera? Sì o no? La verità, solo la verità. Perché mentire a un processo è un crimine, lo sai. Voglio sapere come sta. Come quando l'ha lasciata, signor Clemente. Non può fare niente per adesso. La cosa più importante ora è restare calmi. Con più tranquillità domani ci possiamo incontrare lei, suo padre e io. Tutte le spese che la riguardano, sappia. Questo è un altro problema di cui dobbiamo parlare io e lei con calma. Perché non mi chiama domani mattina? Che ne dice? Le ha parlato di me, dottore? Ancora no. E forse ci vorrà del tempo prima che lo faccia. Signor Clemente, so quanto è difficile per lei tutto questo, ma ora l'ha ritrovata. E Mariana Mercedes appartiene ormai alla sua vita in modo definitivo. La chiamerò domani.
Vuol cenare, signor Clemente? Dov'è mia moglie? Non so, signore. È uscita questo pomeriggio. Allora cenerò con mio figlio. Ma non in sala da pranzo. In cucina. Ceneremo io, lui e lei. Io? Devo parlarle. Devi uscire? Sì, fra mezz'ora. Ah, cara, muoio dalla curiosità. E con chi? Con una persona molto importante. Che cosa mi devi dire, papà? Avevi ragione tu, figliolo. Hai della stoffa. Ah, tu ne sai più di me. E tuo padre ha commesso una stupidaggine. Perché? Che è successo? La vendita dei terreni era una truffa. Una truffa di Marco Clemente e Leonardo Mendoza. Cosa? L'ho saputo oggi. L'ho saputo solo oggi. E ti giuro che non mi era mai successo in vita mia di passare una giornata come questa. Lo so che gli affari non sono tutti piacevoli. Sapevo che queste cose esistevano, però non mi era mai toccato così da vicino. Tanta porcheria. Un tradimento simile. E loro... loro lo sapevano che proprio lì avrebbero costruito un'autostrada. Loro lo sapevano che quei terreni sarebbero stati rivalutati del 1000%. Marco Clemente. Per ora devi tacere, figliolo. Non devi dire niente a nessuno. Io ora vado a riposare. Domani ne riparleremo. Perché è ovvio che gli spetta una lezione. E io gliela voglio dare. Io ti aiuterò, papà. Sappi che per qualunque cosa sarò con te. Io sono nauseato, figliolo. Nauseato di tutto. E oggi mi sono reso conto. Io ho visto tutto chiaro. Lunedì prossimo mi dimetterò dalla direzione della banca. Le mie azioni sono tue, figliolo. Voglio che tu prenda le redini. Io non voglio aspettare di redigere un testamento. Io voglio vedere il tuo futuro. Per me è arrivato il momento di andarmene. Papà, perché mi parli così? Come consulente, figliolo. Come consigliere. Avrai da me tutto quello che vuoi. Però io ho tanta fiducia in te. E ora... ora sto parlando con il nuovo presidente della banca estera. Mio figlio.
Alessandro Eustari. E il primo compito che ci prefiggeremo sarà proprio quello di mettere a posto Marco Clemente. Questa è la tua ultima decisione. Sì, Alessandro. Dammi la mano. È stata qui. Chi? Claudia. E tu c'eri? Sì, naturalmente. Però siamo state tutte e due molto civili, corrette. Ci siamo date la mano. Io non ho niente contro di lei. E lei che cosa può avere contro di me? Niente. Eleonora? Sì? Parlami di Alessandro. Di Alessandro. La stavo aspettando, signor Mendoza. Ciao. C'è Rossella? Sì, sì, ciao. Sono pronta. Andiamo. Ciao. Ciao. Perché mi fai questa domanda, Marina? Devo spiegarti il perché. Marina... Ascoltami, ascoltami. Non mi interessa cos'è accaduto. Io non ti sto chiedendo questo. A me interessa mio figlio. La sua felicità, vederlo star bene. Per questo non voglio trovarlo qui a parlare con te, da solo. Se Alessandro vuole parlare con te, voglio vedere allegria, gente, una riunione, una festa, una cena. Voglio vederlo in mezzo alla gente. Marina, io... Aspetta, non ti rimprovero niente. E non pretendo niente. Ti sto parlando come madre di Alessandro. E sto parlando alla signora Clemente. Bene. Ecco qui il suo consommé. E mi faccia il piacere di riposare, signore Eustari. Signore Eustari? Signore Eustari? Signore Eustari! Cerca di capirmi, Marina. Signora, e signora, cosa succede? Signora, io credo che... Oh mio Dio! Ma che è successo? Il signor Emilio è morto! Dove sta? Emilio! 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 Marina! È in camera sua! Dov'è andato Alessandro? Dov'è Alessandro? Ieri sono andato a vedere come proseguono i lavori. E ti devo dire che sono... Buonasera, signori. Prego. Aspettate, veramente. Prego, signora. Grazie. Signore. Grazie. Vengo subito. Ti piace? È un posto molto carino. Non lo conoscevi? No. Tutta casa è lavoro, eh? Infatti è così. Sola? Beh, come si dice, meglio sola che... Che mal accompagnata. Questa deve averla inventata qualcuno che era sempre mal accompagnato. E tu ci vieni spesso qui? No, qualche volta.
Non esco molto. Meglio solo che male. Che male accompagnato. Ma non questa sera. Questa sera sono molto ben accompagnato. Emilio, ti prego, rispondi, caro. Emilio! Marina. Venga via, signora Marina. Venga via. Cerca un medico, per favore. Il dottor Alterio abita qui vicino. Vado subito. Chiamalo, ti prego. Emilio. Allora, come stai? Bene. Sono felice di vederti. Anch'io, mi dispiace averti svegliato. No, non preoccuparti. È tanto che non stiamo insieme. Ne avevo voglia anch'io. Finalmente. Perché non facciamo qualcosa sì, insieme? Che si può fare, decidi. Sarebbe bello. Mi piacerebbe. E perché no? Ho una voglia di vedere questo film. Pare che l'attrice sia davvero straordinaria. Ha vinto anche un Oscar. Sì. E quello che fa coppia con lei è William Hart. Ah. È così bello. Sì, è davvero bello. Lo sai che sono stanca. Isabella, andiamoci. Cosa c'è? Andiamo via, ti ho detto. Guarda chi c'è lì. Maria Grazia. Sei ancora lì? Sì, Mercedes. È venuto... È venuto a trovarmi. È venuto Marco, non è vero? È stato qui, Sonia. Sì. Te l'ho detto, è stato qui. L'ha saputo. L'ha saputo. Sa tutto di te, Mercedes. Sa tutto. Adesso devi calmarti. Sta tranquilla, ti prego. No. Domani ne parleremo. No. No, c'è una donna. C'è una donna accanto a lui che può fargli del male. C'è una donna. È Gabriella Suarez. Gabriella Suarez. È lì, vicino a lui. Diglielo. Diglielo. Calma. Diglielo. Diglielo, calma. Ti prego. Marco verrà a trovarti domani. Oh, domani no, parlerai no, con lui. Potrebbe essere tardi. Diglielo. 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 Diglielo, Sonia. Diglielo. Diglielo. Calmati, diglielo. Mercedes. Calmati, per l'amor di Dio. Gabriella Suarez. Non so perché sono qui, Carmen. Invece lo so, signor Mendoza. C'è di mezzo tutta la mia vita. Vuole sapere perché io sono qui? Per farle capire che ci sono delle persone con cui non si può giocare. Io non sto giocando, Carmen. Signor Mendoza, noi siamo qui per parlare di quello che ci interessa. Dobbiamo parlare di Elsa, di mia figlia. Come si sarà reso conto, fortunatamente fra me e lei si è sistemato tutto. Guardi, io quasi la ringrazio per quello che ha fatto. Addirittura adesso potrei anche chiudere gli occhi e aspettarmi un lieto fine in questo film. Sì, questo film è dove la madre ha un passato e una figlia. E ottiene che la figlia si sposi con un uomo molto ricco. La madre soffre naturalmente e la figlia la redime. E il milionario accetta. Fine. Sa quando ho visto questo film, signor Mendoza? Nel 1953. Il protagonista allora era Amedeo Nazari. Ne è passato tanto di tempo da quella volta. Bene. Però nella mia vita non accade così. Accade invece che lei manda dei fiori a casa mia. E come se non bastasse, anche il coraggio di presentarsi davanti a me con una faccia tosta incredibile e di venirmi a dire: Carmen, tu mi piaci. Non è facile. Con me è facile. Qualche anno fa, signor Mendoza, era tanto facile quanto pagare. Dirmi tu mi piaci costava denaro. Tu
toccarmi. Costava denaro. Bastava avere molto denaro. Carmen, cos'è che mi vuoi dimostrare? Durezza? Vuoi che parliamo francamente? Va bene. Allora concedimi una cosa. Se ti ho detto che mi piaci, l'ho fatto perché sento di avere il diritto di farlo. L'ho fatto perché lo sento. Carmen, tu sei entrata nella mia vita. Nella sua vita, signor Mendoza, c'è mia figlia. C'è Elsa. Ma da oggi non ci sarà più. La deve lasciare in pace. Posso chiederti una cosa? Certo, dimmi. Perché hai cambiato idea? Può succedere. Non so, ma è come se all'improvviso tu fossi cambiata. Sai, Alessandro, ho sentito parlare di te. Dove? A casa del signor Clemente. E chi è che ha parlato di me? La moglie del signor Clemente. Sì? Pronto? Per favore, c'è la signora Carmen Mantegna? No, non c'è. Sono sua figlia. Sa che ora ritorna? Beh, mi ha detto che sarebbe tornata presto. Penso più o meno verso le 9. Chi è che la vuole? Sono Davide Rankel. La prego, le dica che devo parlare con lei di una questione molto importante. C'è qualche problema? No, nessun problema. Lei mi conosce. Le dica allora che le telefonerò verso quell'ora, va bene? D'accordo. Non c'è di che. Signorino, quando si mangia, si metta questo qui. Signor Clemente. Gli dica di non mangiare tanto gelato. E non mangiare tanto gelato. Gelato? Beh, ecco, oggi l'ho mangiato solo due volte. Due volte non è tanto. Arriva sudato e apre subito il frigo. Vuole che le serva un po' di insalata, Bianca? Oh, no. Grazie, signore, mi servo da sola, no, grazie. Nemmeno per sogno, Bianca. Io e mio figlio le siamo grati per la sua compagnia. Signore, quella signora che è venuta... Cia! Io non sto parlando con lei, signore. Sto parlando con il signor Clemente. Beh, anch'io sono il signor Clemente. Questo è vero. E sono molto felice che sia vero. Quella signora? Olvido. Mi scusi, ma lei non ha saputo più niente di quella signora. L'avevo vista così agitata. Sì, è vero, lei è così. Però io le voglio tanto bene, davvero. Lei è amica mia. Ah. La signora Olvido sta bene, Bianca. Sono contenta. Sapevo che sarebbe successo. Voglio sapere che cosa è accaduto. Ti ho già detto cos'è accaduto. Io sono qui perché ti ho detto cos'è accaduto. Perché Marco ti odia? Che cosa ti ha fatto? O meglio, che cosa hai fatto tu a lui? Credo di avere il diritto di sapere. Allora domandaglielo. Io non ti risponderò. Mi fa troppo schifo rispondere. Perché, Irene? Tu lo sapevi, Renato. E se ho affrontato questo, è stato perché contavo sul tuo appoggio. Voglio sapere che è successo. Cosa è rimasto in sospeso fra te e Marco? Non è formulata male la tua domanda, Renato. Non è fra te e lui che c'è qualcosa in sospeso. Fra me e lui no. La mia storia è passata. Probabilmente per una ragione. Per una ragione che adesso non ti basta. Che ora non ti appaga. Rispondimi. Ma Renato, io vivo sempre con le valigie pronte. E forse questa è l'unica cosa che mi ha insegnato tuo figlio. Oh, Marina.
Non è possibile, non è possibile. Marina, per favore. Eleonora, dimmi che non è vero. Così ha deciso il signore, ti prego, basta. Non ci posso credere. Marina. Dio mio. Marina. Oh. Per favore, accompagnalo in camera. Marina, calmati. Adesso basta. È morto. Dove sono i suoi figli? Mi hai fatto innamorare.